Allora, gli esoneri funzionano anche, no? Ma come? Non era, no, Mourinho di qua, Mourinho di là, e questo non si dice, e questo non si fa. E io che sono De Rossi, arrivo alla Roma e vinco 6 partite su 7. E Mourinho se ne va a cagare perché è un allenatore bollito, bollito. Che vergogna, Mourinho. Adesso stanno cadendo tutti gli altarini, stanno cadendo. Ma come De Rossi non è un allenatore, questa Roma fa schifo. Non so se ne ha mai fatti 4 gol con Mourinho, la Roma. Forse sì, ma non è per i 4 gol. È che questo continua a vincere. È la verità. Ha riportato entusiasmo sia nei giocatori e sia nella tifoseria. Ha portato risultati, perché la Roma, io non mi ricordo se ha mai fatto 6 vittorie su 7 e in questo modo qua. Una squadra che fa gol, una squadra che, a parte qualche primo tempo, qualche tempo o qualche spezzone di partita, magari ti lascia un po' cosa, però dopo fa gioco, cerca di imporre il proprio gioco. Un allenatore che è arrivato da 1 mese e mezzo, quindi secondo me ha fatto già molto oltre di quello che la gente si aspettava. E questa è la realtà delle cose. Questa è la realtà. Dai, adesso sentiamo i murignani, i murignisti. Dai, che ci avete da dire? Dai. Sentiamo, oh, solo Mourinho con questa rosa, solo Mourinho, ma solo Mourinho cosa? Che l'anno scorso siete arrivati in finale di Europa League, che avete incontrato i cadaveri, avete incontrato i cadaveri, il Feyenoord, il Siviglia, cioè, cadaveri, no? Cadaveri, basta. E con questi allenatori qua pure i cadaveri diventano fenomenali. Questo è il discorso da fare. Questo è il discorso da fare. Perché purtroppo con un allenatore che non crea gioco, non ha uno schema, non c'è niente, c'ha solo difesa e contropiede, questa è la realtà delle cose. Invece adesso vedete che Dybala è tornato a far gol. Pure Paredes, ripeto, l'ho detto l'altra volta, Paredes sembra quasi un giocatore di calcio con De Rossi, invece con Allegri e con Mourinho sembrava, boh, non lo so cosa, ero meglio io di lui. Ma dovete chiedere scusa a chi ha capito le cose prima di voi, tutto là, chiedete scusa. No, io adesso mi immedesimo, no? Perché nella Roma c'era lo stesso problema che c'era nella Juve, fra chi vuole Allegri e chi non lo sopporta più come me, no? C'era lo stesso problema. E questa è la verità, aveva diviso una tifoseria. Non c'è più casino a bordo campo, perché questo faceva solo discussioni con arbitri, con avversari, con allenatori, avversari e col pubblico, eccetera, eccetera. Si sentono i dio scesi in terra. Mourinho, stesso atteggiamento di Allegri, quando gli dice allo spettatore stai zitto e lo fa cacciare fuori dallo stadio perché lo critica. Vi dovete vergognare, vi dovete vergognare. Grande Daniele De Rossi. Grande Daniele De Rossi, poi arriverà il momento, no, perché arriverà che perderà le partite anche Daniele De Rossi, ma lì verranno fuori i topi di fogna, lì verranno fuori i topi di fogna a dire, ecco Mourinho, non l'avremmo perso. Adesso avete trovato, vi incontrate col Brighton, no? In Europa League, ma il Brighton è una squadra che gioca a calcio. Già stanno dicendo Mourinho col Brighton aveva qualche possibilità, De Rossi non ne ha. Può darsi che non ne ha. Però sono sicuro che De Rossi la partita se la giocherà. E sarà una bella partita far Brighton e Roma. Sarà una bella partita da guardare. Mentre con Mourinho sapevamo già cosa succedeva. Muraglia cinese, zero idee e palla buttata lì davanti sperando che un Lukaku, che un Dybala o un Pellegrini o un qualcuno facesse gol. Avete sempre improntato le partite in questo modo qua. Adesso
questi allenatori improntano le partite in questo modo qua. Quindi smettiamola di dire che la Roma ha una rosa scarsa, che la Juventus ha una rosa scarsa, perché non è così. Certo, non sono rose eccellenti e ci mancherebbe altro, per l'amor di Dio, però sono rose che per il campionato italiano vanno abbastanza bene. E io sono convinto che se lo mandavano via prima Mourinho, la Roma meritava, cioè meritava come rosa, parlo, di stare nei primi quattro posti come rosa. Questo è il mio pensiero, che l'ho detto all'inizio, e adesso si ritrovano i fatti. Licenziato un allenatore, arriva un non allenatore, perché è un De Rossi che deve fare esperienza, non ha mai allenato, però porta i risultati e fa giocare bene la squadra, oltre che porta i risultati, fa giocare bene la squadra, sta insegnando qualcosa. Poi c'è chi apprenderà e c'è chi non apprenderà, ma questo è il calcio che noi vogliamo. Allegri out, Mourinho out, e viva i Daniele De Rossi di turno, fino alla fine. Però forza Juventus, ciao a tutti.